Buonasera a tutti ragazzi, ciao, come state? Spero bene. Oggi, come di consueto, l'appuntamento del mercoledì nella farm di Billo. Ciao Billo. Ciao ragazzi. Bene, Signori, non c'è solo Billo, ma abbiamo anche il signor Dragonheart. E buonasera. abbiamo anche il signor Teone. Buonasera a tutti. E probabilmente avremo un altro signore, non quello che è in cielo, ma un altro. Abbiamo anche un altro E ne signore, avremo anche un signor altro Alex dopo. Carmer. Thank you so much. Scusa, se no nessuno ti presenta Che mai, cazzo, mi scusa, presenta mai così. nessuna. Facciamo come nei Ok, concerti, no? allora vai, andiamo in gioco, va, subito, così scattanti, veloci. Sei passato Buonasera sfrecciando. Mattia. Tibi, sto arrivando, ma il PC mi sta facendo incazzare. Cosa ti ho detto? Ma cazzo, Questa live c'ho lui non problemi. riuscirà ad entrare, ci romperà i Praticamente. coglioni per tutta la Sì, live perché il figo non sicuro. è, non va, non Figa vuole. non Non va, non funziona, va, cazzo. non va. Billo, cazzo, è colpa tua. Allora, bello, cosa c'è da fare? E allora prendi il Manitou che. Spalla la merda. No, 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 è già fatto quello. No, mi devi dare una mano che sono da prendere due balloni di fieno da mettere nel trattore. Magni tu o Dov'è? magno io? Chi deve magna? Dove l'hai messo il magno io? Mi sa che è proprio nel pagliaio. Stronzo, ha scritto male. Sei Ah, cattivo, perché Billo. lui ci sta già Ci sta ascoltando. ascoltando, ci sta Cazzo, è il ascoltando. pagliaio. E Ayumi, quel cazzo di capannone enorme pieno di paglia, Hai che cosa vuoi che sia? Una discoteca. Ascolta, mica hai 3.000 capannoni. Boh, È che una capannoni? discoteca, 8.000 mi ce ne piace. so. Mica davvero, Billo, non si capisce un cazzo quando va solo. Porco di... Oh, hai fatto una bella fama. Ma cazzo, metti i due Mica cartelli. davvero, Billo, due cartelli potevi mettere. Oh, che cazzo, ogni volta che entrate non vi ricordate una sega, cioè Ehi, vabbè, veramente. entriamo una volta a settimana, cazzo. Vabbè. Vabbè, dove li fui? Cosa vuoi? Che balloni Sto fui? arrivando. Tira fuori due balloni di fieno che sto arrivando col carro. Come fai ad avere una grafica come la Come fai ad avere una grafica come la tua? Avere una scheda video buona. Cos'è che vuoi, paglia? Fieno. Non ti cazzare. Adesso arrivo, gli apro tutti i portoni. La vuoi tonda o quadra? Ho E rettangolare. detto fieno, fieno c'è No, soltanto. hai balle quadri 27 e Quella è basta. paglia. No, Poi, anche amico. fieno. Di fieno quelle quadre e basta, le tonde non ce le ho. Fammi in culo, fammi Oltretutto, prendere. le tonde sono anche da buttare, che sono vecchie, sono ingiallite. E ci sono da togliere le balle anche dai maiali. Dentro i maiali ci sono due balle vecchie di paglia, sono da buttare. Nel nuovo, ve lo dico, vi faccio super mega novità: abbiamo un impianto biogas E nel dov'è? nuovo. Faccelo vedere, dai. Dov'è? Ah, eccolo qua. E dov'è? È qua, dove sei, Ho Alex? una 3060 Attraverso il Ti. pagliaio, vieni dove c'è il liquame. Vieni, Ah, vieni qua. ecco, vedo. Vieni dritto di qua, esci nel Vedo, dritto. Dritto. vedo. Qua Esci abbiamo un... nel dritto. Vabbè, ragazzi, questo è un mini impianto biogas in realtà, che è costato per esattezza 50.000 euro, che si è già ripagato, Hanno perché già investito, vai. avevamo la trincea piena di insilato, e poi abbiamo buttato giù anche questo capannone che poi ci servirà per stoccare balle, eccetera, eccetera, per l'impianto. Allora, aspetta Biogas. che lo accendo, mica me la devi buttare una alla volta. Ah, una alla volta, non importa. No, no, vai tranquillo, già esce anche No, no. qui. Ah, se vuoi, dimmelo. No, Buttare perché lì. ci mette, perché con questa mod della miscelazione la mangia piano piano la balla se la Ah, metti. ok. Non fa come prima, che la butta evidente e spariva in 3 secondi. Invece adesso tu ci metti un bel po' a mangiarsela. Vediamo di sì. Ho venduto anche il caro miscelatore, quello che avevamo, perché obiettivamente non ci serviva, ne ho comprato uno più barato e più piccolo. Insomma, con Teone, ci tengo a precisare, con Teone Beh, e cioè, con l'aiuto anche giusto di Tim dare abbiamo a Cesare quelli che. lavorato. Mica sei fuori, mica sei fuori. Torna Ma indietro. io penso che sia un po' Sei fuori, grande un metro la balla per quel carro miscelatore. Però e mezzo. vabbè. Dai, Il carro è un latinozzo. gattinozzo. Che cazzo di Però, carro cioè, dei puffi, io. hai fatto il biogas, hai guadagnato soldi, E è il carro che devi poi puffare tiene veramente. mica carro miscelatore della Playmobil. Ma signor capo, io vado a vendere l'avena. Ehi, vai a vendere l'avena, guarda il posto dove la pagano di più. Ma Io ho già sicuro che uno, cioè. due Venda, bolloni ti venda. ci vanno? No, uno e poi dopo No, l'altro. come fai a metterne due qua? Vedi che la mangia piano piano, Sì. si riempie molto lentamente. Guarda, prova a salire. No, lo vedo là qua anche.
Minchia, che bello sto camion, porca troia. Minchia, proprio cazzo, cazzo lento lento. Minchia, frate, che camion che c'hai. Tu perché sei come Gesù Cristo che vuole? Perché io oggi non faccio niente. Ah, bene. Mi voglio fare un cazzo. Là? Se l'ha mangiata tutta la balla. Balla, 7500. bella, Ma balla, cosa devi balla. aggiungere adesso? No, le do sfuse io i prodotti, non voglio fare razioni dal Ah, cazzo. ok. Ah, non le Ah, fai vengo là da razione? te, così te la porto là, scusa. No, diamo sfuso. Dato piano piano da tutto quanto Ma sfuso. perché mi avvicino là con l'altro balloon? Ehi, a tocca shit. Dai, che vengo là. Ah, scusa, gliela dai così. No? Perché? Ehi, com'è che si cambia il lato così? Okay. Sì, sfuso, tutte le alimentazioni sfuso facciamo, ragazzi. Vai. Lato tu Mm, bomba, Bill, lato tu proprio bomba. proprio così alla teletotelotopilo. Il foraggio grezzo, gli stiamo dando. Foraggio grezzo. Foraggio Cioè, grezzo. peccato che non ci sia più quella cavolo di mod che potevi switchare le telecamere. Ve la ricordate? Te la ricordi, Billo? No, cioè. C'era quella mod che praticamente potevo selezionare il personaggio e vedevo quello che faceva. Senza che Ah, lo è seguivi. Te vero. la ricordi, minchia? Era Vero, lo spaziale usavamo. per il multiplayer quella lì. Sì, perché fa live, Sì, per chi eccetera. fa live, sì. Però magari se tu volevi vedere cosa stava facendo, che ne so, Ehi, Dragon, mica, ma lo potevi. usavamo Sì, la già nel usavamo nel 2017. 2017, mi sa. Ah, io mica sto uscendo da traumatici. Mica sono qua, mica. Vai, buttamela. Euromilk. Si è veduto prendere quello leggermente più grande. Vabbè, però abbiamo Non sempre fa però. niente, adesso l'hai visto. Ui, vai piano. Vai, molla. Vai, tira, tira. Tira. Già ti. Tiratina. Ah, non c'avevo l'audio del gioco, ragazzi, ma nessuno me l'ha detto. Cioè, Ho sbagliato strada. non sentivate l'audio. Che ne ha posto? Non te serve più? Ma la devo mettere altri. Asco, portane un'altra. Portala Arrivo. un'altra. Billa, ma cosa che dovevi concimare questo? Eh sì, c'è da concimare questo e quello di Ma là. fertilizzante solido? Ciao, zio Kami. Dobbiamo usare in questo caso un fertilizzante sì, Idrosgangerens. idrocarburo. lo diamo con l'idrolatrice perché ho comprato dei prodotti Ah, ovviamente ok, non chimici, perché dopo andiamo. facciamo No. agricoltura biologica. Però lo diamo con l'idro perché è un prodotto da miscelare con acqua e quindi Ok. si Poi dà con andiamo a fare la pozione dopo. adesso come Sì, finisco qui. ci organizziamo. Anzi, adesso facciamo così: io faccio questo scarico e poi lo facciamo fare a Dragon e io vengo Esatto. con te a fare Bravo. quello che c'è da fare di là. Di là. O di qua. Oggi c'è un sacco di roba da fare, bisogna dare un sacco di compiti. Avete Poi Dario, studiato? sì, dopo leggo, visto che c'era il messaggio, ma l'altro giorno non l'ho fatto in tempo, perdonami. Ho dovuto staccare subito. E oggi sono rientrato comunque tardi, mi sono messo al PC adesso. Allora, togliamo la modalità volo. Dai, togli te, ti dico questo del marchio. Era ora. Mi E sentite? Mi. più è riuscire a entrare, mi sta facendo incazzare. Non mi Ragazzi. apre, è mezz'ora che sto continuando a cercare di aprire Discord e tutto. Fai tu, Drago, che io vado a fare. Ciao Che pensi? Chicco, Chicco di Riso, ciao, ben arrivato, grazie mille. Ciao Andrea. Allora. Mica ragazzi, se riconoscete questa voce, chi ha seguito? Arrivo, non sento, a parte che l'audio vi sento tutti bassi, vi devo Come alzare bassi? tutti. Alzaci. Ma No, quello ma non perché voi, non sono senti io un cazzo. sicuramente perché non gioco più da anni. Quello perché non senti un cazzo tu. Allora, cominciamo qua. Oh, io che dobbiamo fare quel lavoro, Ale. Dai, il trattore ce l'abbiamo. Ce l'ho io. Questo? Ok. Aprimi il Ciao, portone. Kire. Apri il portone, mi vola il Ascolta, prima che mondone. mi perdo, il caro No. miscelatore dove te lo butto? A casino. Mettilo in tasca, tanto è Aspetta, pannone piccolo. nuovo vicino alle vacche da carne.
Venga, 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 venga il retro. Oh, ma perché non l'hai presa questa? Andiamo a tagliare la legna, Andrea. Aspetta che... Arriva il Mauro adesso. Allora, era un vanno. Inizia a prendere quello che devi prendere dagli armadietti. Dai, inizia a provare questa fertilizzante, ricordati, non sbagliare. Ma perché? Madonna, che cesso sto cane. Che cazzo va? Questo di sinistra è parlando. Mi sono vicino. Ho questo verde, non me lo ricordo. Non te lo dà avvicinandoti alla secchiello. Aspetta, che no, mi rimetto gli altri, aspetta. Allora. Questo è erbicida. No, non è qua. Non è l'altro. È questo qua. Questo qua. Esatto. Ce ne servono due. Ok, adesso ne porto uno. Allora. Piano, che roba chimica, bro. No, attento. Tranquillo, traccio anche i guanti, gli occhiali e tu. Buttamelo in terra. No, ma non è roba chimica, è... Usa le protezioni! No, ma non è roba chimica. Spiega un po' la situazione. Allora. Apri il coso qua. Sta già caricando. Ah, a posto. Volevo far quindi... finta di buttartelo dentro. Vabbè, spiega però come funziona questa mod. Allora, ragazzi. Questa mod funziona così. Come vedete, se mi apre il coso, stiamo prendendo il prodotto biologico. Vai che andremo dietro a diluire con dell'acqua, perché comunque va diluito in percentuali, quant'è? Al 20%? Sono due bidoni da 50 litri, quindi stiamo mettendo 100 litri di 100 litri di prodotto per quanti litri di acqua? Occhio, spostati. Allora, adesso qua c'è la pompa dell'acqua, sì. E quindi adesso da qua noi ci ricarichiamo e finiamo di ricaricare il liquido. Vi dico quanto è. Andiamo a tutto pompa. Esatto, sali. Esatto, Andrea, esatto. Salgo io. E fallo vedere. Vedete, ragazzi? Come potete notare, si è aperto lo sportello. Devi riempire anche quello di dietro, Ma per riempire il tuo quanti bidoni usi? Per questa aerolattrice ne metto 200 litri diviso e poi finisco di caricare. Sta andando? Metti davanti il prodotto e dietro l'acqua? No, lo mischio. Okay. Stiamo mischiandole. Ne metto 50 davanti, 50 dietro e poi lo mischio. Poi tiri due inchiodate per farlo miscelare bene? Esatto. Che cazzo. Vabbè, là può farlo Teo, perché Teo è il campione delle stampugiate qui tra delle miscelazioni. Esatto. Pieno semi. Sì, sono a 2800 litri. Poi ovviamente la cosa figa è anche che questa pompa che mettete, questa proprio fa parte della mod, aspetta, questo rubinetto ha una riempie piano piano, non è velocissimo a riempire. Sì, è più realistico, allora, diciamo. Dove stiamo? Allora, adesso vai. Ma tu ti puoi imbarcare sopra, no? No, su questo no, purtroppo. No, perché mi sa che non c'è la passenger. Ce l'ho non ha il sedile qua. No, ma quelle mille mod che ce l'hanno. Okay. Ma che bello il man nuovo, no? Usare il cesso di Volvo. Dove stai andando? Dove stai andando? Quelli là. Vai, no, zio. Si è già dimenticato cosa devi fare. No, vabbè, io sarei passato da un'altra parte. No, vabbè, lui magari sarebbe passato dall'altra. Io magari passo da qua perché sono inesperto della mappa. Allora, cosa stai facendo, dragone? Appena parcheggiato il trattore, questa te l'ho metta a posto. Vieni, faccio vedere cosa devi fare tu. Allora, li vedi questi balle, queste rotto balle di paglia qua sotto? Aspetta. Ah, scusa, sei ancora lì. Allora, mettiti la GPS, segui le tracce, non prestarmi come hai fatto l'altra volta tutto il prodotto che ti spara. Vedi che qua dentro ci sono le balle di paglia rotonde. Queste le devi prendere e le devi buttare dentro il biogas qua. Ok, dai, tiramele fuori così te le porto via tutte. Sono vecchie, qua devo tirare fuori. Qui stiamo calmi. Stiamo calmi. Balle di fieno. Stiamo calmi.
sempre più corti e a chicco. Ok, te le ho tutte messe fuori. Allora, poi ascolta me poco poco. E io, dimmela. Nella... Vieni che ti faccio vedere, scendi a piedi però, ti faccio vedere una cosa così poi lavori tranquillo, non ti rompo i coglioni. vieni del maiale qua. E piano! Qui, chicco! Ciao, chicco! Scorrendo. Ma tu non hai permesso, no? Tu non mi dai mai permesso perché ti do fuoco alla tua stalla. Ma com'è possibile? Promuove direttore agricolo, sì. Teone, promuove direttore agricolo, sì. Alex Farmer, rimuovi dalla fattoria. Fanculo. Allora, praticamente se ti metti qua, qui da fronte, premi, si apre la tendina, vedi? Ok. Ciao, Rubi. Ti apri la cazzo di tendina. Se ce la faccio, ok. No, vabbè, stavo scherzando. Qua dentro c'era un ballone da buttare e non c'è più niente. Allora, ti ho dato lì la cacca qua. C'è anche da fare quello. Vabbè, dai, te lo faccio. E quella, la pinza è vicino alla storia di là. Che pinza? E qui tipo la figa, tipo aprire il cancelletto qua davanti, vedi? Ah, ok, perfetto. E la butti di là. Ok. Hai seguito anche comunque... il dragone, hai seguito. Aggiudicato. Buttamele al bio. Cosa sembra? Oh, guarda soldi. Sembra perché che stai impostando la GPS. Che stanno aumentando i soldi? Ah, perché te non è riuscito ad andare. Mica, ma te manca mezz'ora. è andato alla mappa di Italian Rice e ha sbagliato strada, è tornato indietro. No, ma forse è quello il problema. Non è quello il problema. Il problema è che non puoi fare una curva con sto camion. Perché devi andare piano? Perché il cazzo. Ho capito, 25 all'ora sto andando. Non posso neanche curvare che mi spinge il rimorchio. Perché devi andare piano? No, è perché c'è un camion che è un cesso. No, dai, non dire così, però. Dai. Dire così che poi si offende. Che cazzo. E poi quando avrai tu i soldi e che tu lavorerai, adesso che no, lo cambi. Inizio te lo butto in un fosso. Allora, forse è meglio il Tatra che c'è qua. Oh, vedo vino. Vediamo un po' come siamo. Dove c'è la tramogiola? Qua dentro. Vedi, a questo mica, ma tutta cosa mignona hai. È tutto piccolo qua. Piccolo, però parcheggio ogni posto. Ok. Perché non mi attiva sta cazzo di GPS, mo? Cioè? Vai a vedere, zio. Oh, adesso vi sento. No, sono attivo, Bilo, però non... aspetta. Mamma mia. Oh, vabbè, se sei sicuro attento, che le prende le balle? Eia. Io te l'ho messa là, ma non vedo che le prende. Dai, l'attivo così, dai. Fanculo. Perché non sta calando? Andiamo, Non è che le devo mettere fuori? Aspetta un attimo, fammi fare un... Oh, dragone, parola. Vuole copiarti anche il taglio di capelli. Oh. Ma chi? Chi? Adesso mi sente bene. Poggiale qua in ora terra. Bene, Mauro. Ah, a terra? Ok. E sto cercando di aprire farming. Dai. Allora giocherai per l'anno prossimo. Va. Che cazzo. Ieri sera andava tutto, cazzo. Allora, innanzitutto, qua non si dicono parolacce. Non si urla. Scusami. Non sta urlando. Per di capire che lo sai che io ho un problema di udito. Non capisco il mio tono di voce, no. Lo sai benissimo. Allora, sappiate che ragazzi, che Mauro ha un problema solo. Che si chiama Mauro. Ecco, incominciamo. Oh, Mauretto, allora cosa ci racconti? Dai, a parte... Però oggi è una giornata fortunata, non vedi? Sempre, ogni volta era così. Ma meno male che non è successo a me, ti dico la verità. Sai che se succedeva a me il disastro che veniva in piedi? Quanto mi rompeva i coglioni. Meno male che ieri... Io non ho fatto un cazzo, sono andato avanti a arare e tutto, non è successo niente. Oggi sono andato a fare fieno e tutto, lui è andato avanti a arare e sto pomeriggio alle 3:30-4 mi chiama, corri giù col pianale, cazzi fatto, e sto facendo a Cavedagna l'ultima macchinata, sono uscito col trattore, scoppiata la gomma. C'è. Ma porco di... No, Mauro? Ho capito, scusa, vero? Vabbè, dai, ci sta un porco. Scusate, non sono abituato, è vero. No, ma cavolo, veramente, ma non c'era niente, non c'è bacchette di ferro, non c'è bottiglie, non c'è vetri, sono entrato con la botte, con l'altro Fend, sono andato col Fiat a macinare con la capretta, niente, non c'è la niente, capretta, come è possibile? Come la chiamate voi? Cos'è la capretta? La...
la Berti, quella laterale, la trincia laterale, noi la chiamiamo in capretta. E sono andato a macinare, ne ho fatti di tutto e di più e niente, lui è andato giù a arare, pum, spaccato tutto. Spaccato la questione è che siamo andati a vedere, gli ha fatto preventivo 6.000 euro. E cazzo, tutte e due le gomme. Olè, fatto la giornata, perché non è più buona. Cioè, un T7 in offerta in vendita nel mezzo usato. E quindi torna indietro, ti girano molto le scatole. È abbastanza. Poi non è periodo fare prepotente con me, torna indietro. Una, e se non mi dai la possibilità di mettere le ruote a sterzare, ne vado indietro. Poi è scottino. Teo, vai addosso, spingilo. Guarda che ti imbuco tutto. Ti ma no, ma c'ho un camion che è un cardenzone. Ciao Emma, buonasera a te, ciao. Scusa, perché queste qua le stai cambiando di balle? In Toscana non torniamo più, Andrea. Perché sono pudesce. Adesso andremo da un'altra parte. Da troppo tempo. Sono pudesce. Sono vecchie. Ce l'ho. Minchia, che palle che tutte le volte devo chiudere, riaprire. Da me si dice sono tabaccate, diventano tabacco il fieno tabaccate. Quando è troppo tempo. Mauro se lo fuma tutto. Tutto, no. tutto. Compra, comprate ragazzi, comprate roba nuova. Ma secondo me è pieno il tuo biogassolo, E lo attiviamo, fai vedere, zio. Fagli è pieno. Allora, perché prende poco, capito? Non ha una grossa attiva. E chiudi e apri, E boh, intanto te lo porto tutto là. Eia. Vabbè, quante ne mancano? Già ne mancano, già. 15. Allora, andiamo a vedere come siamo qua. Mette 3 minuti a entrare, di solito neanche 2 minuti, adesso è già 5 minuti, sono qua così con la rotellina che gira. Va bene. Ieri sera ho giocato ancora tutta sera, niente. Ma perché Billo c'ha 730.000 mod. Minchia, ho visto ieri sera scaricarle. ne ha poche. L'hai comprato il Q8? No, sono ancora poveri. Poveri. Chi? Beh, poveri. Parla, poveri. Parla un po', Mauro. Poveri. Sai che devo dirti? Ciao, poveri. Parla che così vedo quanto abbassarti, che mi stai sfondando. Che stronzo che sei. Cominciamo. Minchia, se arriva a Tin ci spacchiamo da ridere. Guarda là, che lavoretto che ti sto facendo. Fai vedere, zio. No. Ok, allora. Comunque davvero, da quando ho messo la cartella delle mod di Billo nella in Farming Simulator, adesso ci vuole 2 giorni a entrare. Minchia, inchiodato il computer. Cioè, non è che è obbligatorio giocare. Ha comprato il quadro. L'hai comprato i DLC? Tu dimmi quale, dov'è che posso comprare tutti i DLC? Non sono ricco come te io. Devi prendere la Premium Expansion. Poi? Poi la Google, la Google e basta. Dai, ti faccio comprare. Prendo la Google e basta. Se non prendi l'altra, non entri meno. Che... ma che ce l'ha fatta entrare? E spendili 2 soldi, Mauro. Che cazzo, è figa. Ma se non li trova in CD, lui non li prende perché non riesce con quelli digitali. È un casino, no? Ma come in CD, Mauro? Ma ancora col CD vai? Ozale? Vai ancora col CD? Non ti capisco, Ale. Vai ancora col CD? Aspetta un secondo. Oh, porco. Mauro, tocca cambiare anche le cuffie. Arrodugo. Mi senti? Prova. No, non vi sento più, aspetta un attimo, non riesco a capire. Cosa adesso, fino tocca... adesso è andato. Cosa cazzo? La... Io da quando lo conosco è sempre un problema giocare con me. Allora, allora aspetta. Prova multiplayer. Ci sei. Ok. Partecipa. Connessione ok. Dove siete? Billo Farmer. Ah, proprio cioè, aspetta, beh, Billo
Ah, qua mi capito fare. Teo, ne hai voglia di sfalciarti qua il... Adesso ci avrei la password, sì. Mandami un messaggio, Billo. No, te la dico, 1984. Ah. Questo... Ma è sempre quella? Ma sempre, da una vita, cazzo. Ormai 10 anni che quella lì. Ma ti fai entrare? Non lo so, aspetta, sto schiacciando inizi, l'ho schiacciato almeno una decina di volte, ma sono fermo ancora su qua. Guarda che non ti chieda qualcosa. Vabbè, se ti dà inizio vuol dire che c'hai, sei tutto a posto. Sì, ti tutto mancherà... a posto sì, però non mi fa, non me lo apre. Aspetta, rifacciamo. Mancheranno mod sicuramente. Ancora? No, vabbè, ma DLC li avevi presi quelli, ce li avevi già. No, i DLC non ne ho. E come cazzo è possibile che ti fa fare inizio? Oh, yeah. Ma no, non mi dà inizio in blu, è vero? Ma tu avevi dubbi, cioè, minchia. Ui, ciao Giovanni. Ma non mi dice la setta, dettagli. Cioè, ma cos'è che mi manca, scusa? Ti manca giovedì, venerdì e sabato. E domenica, poi lunedì, martedì e mercoledì. E poi di nuovo... giovedì, venerdì, sabato. Gli chiede il codice dalla carta di credito. Minchia, davvero. Ma avete i DLC dentro? Minchia, se non metto quei due DLC neanche parte la partita. Ma l'hai capito? Ma te l'ho chiesto anche ieri, ti ho detto. Hai DLC, mi dici di no, poi vediamo. Ti ho detto... cioè, guarda, veramente. L'espansione... io sto male, no, cazzo. Che cazzo giochi se non c'è quell'espansione? Cioè, veramente. No, vabbè. Dai, allora, prendi la post pay, Mauro, dai. Guarda quello che ti manca. Ciao, ciao, è ritornato. Te lo scrivi in un quadernino e li prendi, vai al negozio di CD e li compri. Ma che cazzo negozio di CD? Ma prendilo online, ma che cazzo CD? Stai zitto, mamma mia, non parlare così tanto. Lascialo fare, tu non intrometterti troppo. Allora. Ci pensi tu? Carica mod di DLC, vuoi scaricare tre mod? Cos'è che manca? Vediamo. Carica tutto, scarica. Ma no, mi manca il cosplay e prefabbricare, non ce n'è di DLC. Allora scarica, dai. Sto scaricando, ha aggiunto ancora mod, porco Giuda, me l'ha fatto scaricare ieri il pack. Madonna mia. Sta sempre aggiungendo mod, Mauro. Dillo, sì. Tu. Che cazzo. Allora sai cosa fa anche a fare? Che se mi rompo tanto i coglioni... non è entrato a giocare con me, non mi spaccate il cazzo, cioè, non è che cioè, non è un obbligo di legge. Non si dicono le parolacce. Non è che è venuto Mattarella a dirvi no, dovete per forza. È venuto Mattarella, mi ha detto. Invece è venuto. Se ce la fate a capito, non cioè, riuscite bene, se no andate a fanculo, era questo il problema. Guarda, signor Bello, la forca qua dove la lascio? Un vaso d'espansione serve, altro che vaso d'espansione. Lo metto qua. Ehi, dov'è il coso della merdola? È vicino al tamaio. E quale dei 5 che hai? Uno, quello grande dove andiamo a stoccare. Devo fare il giro per l'endofitele, la mappa Emilia. Adesso siamo a Bologna. Mauro, ci sei? Sei sempre con noi? No, ci sono sempre, ma non mi dice cosa che manca adesso. Okay. Adesso ho scaricato con le due mod là, ma devi, Mauro, devi uscire e rientrare, sembra che non lo sai. Esci e rientra. Va bene, indietro. Partezza. Non esci dal computer, esci da farming. Ah, da farming proprio. Sì. Allora, vai giù, stacca il contattore. No, non sono riuscito a entrare in farming, adesso è dovuto uscire ancora. Va bene. Ma la prima volta che ci mette molto carino. Aspetti mezz'ora, poi riattacchi. No, ma comunque sia, che DLC hai dentro in partita? Oh, il pump Horsh Pump. Ok, poi? La Google. Okay. E poi le due espansioni. Ecco, quindi stasera non posso giocare. Ma non avevamo dubbi, cioè io questo sapevo già. Ma io te l'ho chiesto anche ieri apposta, te l'ho chiesto, Li avevo già comprati allora. Ma qua dove? Qua? Una testata. Li avevo comprati sto pomeriggio, no? Vabbè, non lo sapevo. Te l'ho anche detto, mi hai detto, ma no, vai tra.
Ti ho detto fai tra, cosa vuol dire? Accodati un piede, non ho capito. Ancora accodati un piede, giro ancora sta storia. Certo, è internazionale quella. Chico ha detto esci in cortile e rientra. Yagiku. Minchia che ridere, ragazzi. Vabbè, allora devo prendere il foglietto la penna, per favore. La penna. Prendi il quadernino, la penna, domani vai al negozio di dischi. No, non vado al negozio di dischi, le compro sul gioco. Davvero? E le scarico. Il CD lo prendo originale sempre, lo sai. Ah, il vinile di Farming. No, sì. Che cazzo. Che merda. Il vinile, ma che cazzo. Il pacchettino di floppy, come si faceva... Che merda che sì. Che me ne escono a cazzarsi. No. Poche. Che cattiveria. No, ragazzi. L'ha fatto apposta per non farmi giocare stasera. Cosa li pensi? Ho comprati ieri apposta. Lo sapevo, guarda. Siccome... Ale, l'altro capo da fertilizzare comunque. Facendo scendere 300 mondi. Ok. Eia. C'è il 40 e... Ma come cazzo è questa cosa? È a colza, uh-huh. E poi ti devi fare, no scusami, a colza, sì, a colza, e poi anche il 54 è da fare, che sempre a... Ok, 54, il 40... Colza. Il 40 è quello di fronte alla farm, di fronte alla casa, vai dritto. Sì, mi ricordo. Il 54 è quello dove abbiamo fatto le barbabietole, ti ricordi? Sì, là, sì. Sì, no, mi ricordo. A posto, zio. A posto. Bill. Non gli funziona perché ha preso il 45 giri, doveva prendere il 33. Il 33, lo fa. Vedi, Pumpsen, Osis, Pack. Vedi, io devo andare a spendere. Bill, il 39 non è da fare, sì. Ma non adesso. Ah, ok. Non è che è ancora troppo presto. Ok. Rischiamo di bruciare la cultura. Allora faccio il 40. Minchia, Giova! Il piatto cos'è? Che cazzo se l'hai messo al volante? No, non mi sono mutato, scusate, minchia, cioè si sentiva di tutto, pensavo di essere, no, figura, ci mancherebbe. Oh bello, te l'ho pulita bella, zio. Tieni, cosa ti serve adesso? Vabbè, do fuoco alla farm. Sì, vai, no, fate un giro di ricognizione, tu sei abituato. Brucia tutto, Drago. Dagli fuoco al pallone pieno. Minchia, guarda qua che macello sta cazzo di lì. Premium già. Expansion, tutte le cose che costano di più, vedi? Cazzo, guarda che ti ha scritto Giova, ti ha scritto Chicco. Matematico, c'è... No. Buonasera, Alex, come va? Qual è quella delle carote? Com'è andata, Matteo? Eia, Mauro. Ascolta, puoi imballare... Kubota Pack. Che cazzo te ne fai di Kubota Pack? No, che sono dei rottami. L'ho disattivato proprio per te. No, è attivo qua. No, non dire cazzate, l'ho disattivato per... Ascolta, se ti dico Kubota Pack, Giant Software non disponibile, mi dice. Vabbè, non prenderlo quello, già lo tolgo. Tolgo il carrello. Toglilo perché fanno anche schifo, sono trattori, cioè, così. Ascolto, mutate per favore. Dal... No. Allora, dopo quello che ha detto, Drago non lo muterà mai. Drago, no. Dimmi. Ascoltami, ascolta. Io li guido tutti i giorni. Ascolta, zitto un secondo, Cristo. Ascolta un attimo. Se prendi l'avvolgitore da qua, quello con un trattore... Avvolgiamo le balle di trifoglio che stiamo facendo con... Ok, aspetta, io mi prendo il trattorino. L'avvolgitore dove ce l'hai? Qua dentro, mi lo vedi? No. Qui, non mi vedi a me, mi guardami. Mi! Qui. Guardami. Prendi, guardami. Il class, perché non ci sono più trattori, cazzo. Guardami. Io c'ho il... Prendi il fiatino. Ce l'ho io. Ok. Ce l'ho io imballando. Facciamo scambio. No, però. No, come vuoi, guarda. Tanto uguale, non è che... Aiuto. Poi settimana prossima quando entra Mauro... No, ma è schifo. Dai, vedere che è andata bene. Giova ha detto cosa sembra la patata, Chicco. A posto.
Tutto a posto. Ancora non l'ho vista. Non l'ho ancora vista. Mica, mi hai cambiato microfono? No, anche adesso. Che cosa? Hai cambiato microfono? No, è sempre quello. Però l'hai messo nel buco giusto. Ha la voce più sensuale, brother. Sta crescendo. Sta crescendo. Mica, sta tirando fuori. Sta diventando. È fortunato che non può sentirmi. L'ha messo nel buco giusto adesso. Prima nel, dico il jack. Non... Ah, sì, sì. Ha sbagliato buco all'inizio, adesso invece. Invece adesso lo sente meglio. Mauro, tutto a posto? Sì, tutto bene. Sto facendo passare tutte le tue mod che ci vuole una settimana e mezza per fare passare. Bravo. Ascolta, a casa tutto bene? Le bimbe? Sì, le bimbe sì, dai. La moglie? Sì, dai. Sì. Il cammino? Il cammino va bene. La lavastoviglie? No, il gatto nella lavatrice, se vuoi. È finito. La lavastoviglie? Come è finito il gatto nella lavatrice? Sì. Ma serio? Sì, davvero. Oh, porco Giuda. La bambina ha chiuso, schiacciato play. No! No, povero. Ma serio? Ma quale bambina? Aspetta, Noè, non Emily. No, quella piccola. Ma veramente? Povero. E quindi? Ha fatto 10 minuti di giro pre-lavaggio con shampoo. È vivo il gatto. Ascolta, Mauro. Puoi raccontare un episodio divertente? Io sto male, ma come? 10 minuti di prelavaggio. Bello, dove sei? No, io sto anche in Pugamille, Ale. Qua di fianco alla farm proprio. Ma il gatto com'è sta? Adesso meglio. Ah, meno male. Sincero. L'hai messo nell'asciugatrice dopo. Mica mischino, asciugatrice. No, io mi sento male. Cazzo. Dove sei tu, drago? Vicino al biogas. Come mai che ci siamo accorti? Meno male, davvero. Quindi sei di là. Vieni, vieni. Fai tutto dritto qua. Tutto dritto qua. Ma pensa a te. No, davvero, però. Minchia, cioè, viene da ridere, però, mica. Credevo neanch'io. Povero micio. Lo ricordi? Lo racconti, per favore, Moro? Quale? Dove... Allora, puoi raccontare dove tu allora, bevi le birre ma... quando vivevi nella allora... Perché devo raccontare a tutti i segreti? No, dai. I segreti, no. Perché questa cosa è molto divertente. Dai, per favore, la puoi raccontare, gentilmente. E le birre, il vino e tutto nella stoviglia perché non l'ho mai usata. Tipo dispensa. Stavamo giocando e ha detto. Che ti ricordi? Vado a prendere una birra fresca, figa. Poi il ritorno dice: che palle, oh. In frigo non c'era birra fresca, l'ho dovuta mettere. Adesso l'ho presa dalla lavastoviglie, l'ho messa in frigo. Dalla lavastoviglie, come dalla lavastoviglie? Ma come dalla lavastoviglie? Sì, perché praticamente l'Alessia non la usa, non l'ha mai usata, figa, e quindi la usiamo come dispensa per la birra, per il vino. Comoda. Comoda, figa, è lì, ci stanno 20 birre, figa. A lacrime, veramente. No, raga, veramente. Non potete capire. Che serate, minchia, che serate. E quando lo zio Frank su Eurotrack si è addormentato, ti ricordi quando andava a minchia che non stava? Stavo porco male. Era rimasto tutta la notte lì, cazzo, a dormire. Quando dopo mi ha detto andiamo a letto, lui non si svegliava. No, no, non rispondeva. Il giorno dopo, cazzo, ha detto che era incastrato tra il guardrail un albero. Niente. No, ma guarda che... Ma poi giocavamo tanto. Minchia, comunque mi manca Pomposis, Premium Expansion, Go Wild Pack e Kubota, hai detto che lo togli. Sì, dai, domani il Kubota lo disattivo, dai. Meno male, almeno quello. Quindi sono 50 euro ancora da spendere. Vai. Aio, che stai... Piscia la carta. Non ce ne sono soldi dal culo, dai. Sì, ma io non mi chiamo mica Andrea... Puntini puntini, mi chiamo Geroso Mauro. Da Ugiono. No. Faccio un povero, sono un povero agricoltore. Ma avevi sempre lì Mauro? Non so, sì, ma mi ero spostato in centro paese. Comunque sì, sempre nello sempre, stesso sempre paese. Ugiono. Non nella stessa casa dove abitavo prima, in un'altra, però allora, sì. Non ti hanno mandato via? No, sono andato in una casa più grande perché quella lo era... Lo sappiamo. 4 anni... Ah, ok. Cioè, lo sappiamo dove abiti, non è che... No, quando è nata la seconda bambina mi ero trasferito, non so se ti ricordavi. Sì, ma io mi ricordo anche dove è la casa. Ah, sì? Sì. Bestia.
Bestia che sono sempre invitato, non sei mai venuto a trovarmi. Perché non frequento zone di merda. Guarda, non dico parole solo per te, guarda. Che merda che sei. No, no, ma tu non ti... Drago, no. Ma guarda che peggio ancora di così, tu non ti immagini neanche. Io l'ho conosciuto qualche mese fa di persona. Ragazzi. No, ma di persona è peggio ancora di persona. Non è niente. Io sono almeno 12 anni che lo conosco. Quindi... Eh sì, da quando è nata Emily, di 12 anni. Ne abbiamo passate tutte le sere. Quando facevamo le tre di notte giocando. Bei tempi, cazzo, quando eravamo spensierati senza... Che ridere. Porco. Tre di notte, 4:30-5 di mattina, sveglia. Tutti i giorni. Vabbè, dai, però stiamo riprendendo, hai visto che piano piano... Sì, quello sì. Però sono contento. Ma il mio computer è sempre ancora lo stesso, Ancora? Ma tu hai sempre ancora il portatile del famoso che mi raccontava no, le ragazze? No. Io c'ho un fisso. Si è fatto inculare da un tipo lì di Oggione, ha preso un fisso. Ma va, la scheda video è la 780 Nvidia Poseidon ancora. Ti gira ancora farming? Sì, tutto, con tutte le mod e tutto, gioco a medio. Non gioco a low, gioco a medium. Che ha pensato? È quella la questione che dicevo, boh, questi qua sono tutti alla 3000. È storico alla fine. Sì, c'ha 12 anni. Già paga il bollo ridotto. Io l'ho fatto quando conosco l'epoca, che ha giocato d'epoca. E ti ricordi quando avevo la Quadrio 4000 di scheda? Minchia, la Quadrio, porca troia, che ricordi. Minchia, c'aveva una scheda video lui da per fare... grafica 3D, cazzo. Esatto, che avevo comprato una cazzata e poi dopo cambiata ho preso la 780 Poseidon e c'è su ancora quella. Pensate. Ma scusa, hai ancora la scrivania termosifone? No, allora, sì. Allora, aspetta, mi sono trasferito in casa ancora appoggiata sul calorifero da una parte, perché c'è ancora il calorifero con la mensola, quella della cucina, è presente il piano cottura. Sì. Piano cottura con i pali che li ho fatti io, ovviamente, belli. Grande, quello in legno con la motosega. Di Rubinia, bravo. No, prima giocava nel comò, appoggiato nel comò sull'angolino. Sì, ragazzi, ma minchia, mi ricordo che non avevi neanche lo spazio per le gambe, porca troia. Come cazzo facevi a giocare, io non lo so. Che io avrei già lanciato tutto. Mi sei trasferito. No, anche la sedia da gaming. Stiamo sindacando la povertà di una persona, per favore, insomma. No. È trattata a merda tutta l'ora. Porco due, che stronzo. Che stronzo, cazzo. Ricordiamoci che Mauro ha avuto dei grossi problemi legati all'alcol. No, che stronzo, non è vero. Non è vero questo. Che bastardo. Al massimo dicevi da qualcos'altro, ma l'alcol proprio. No, droga pesante è altro. voi adesso Mauro, cioè ve lo immaginate una persona posata. Mauro era un pazzo malato di mente che andava ai rave. No. Ma che cazzo dici tutto della mia vita? Ma ti cazzo. Ma io non lo so, ma che cazzo. L'hanno anche arrestato. Ale, digli qua, mutalo Ale per piacere. Mutalo tu, bannalo. No, ma io lo sentono tutti comunque se lo muto io. Tu, pensate, Mauro è una persona tranquilla, pacata. No, è un ragazzo a modo, ha una bella famiglia, un gran lavoratore. Però ha avuto un passato da truzzo di rave. Truzzo di rave non l'avevo mai sentito. Questo è nuovo. Aveva il piercing nel labbro. Come? Piercing nel labbro. Ma che cazzo dici? Che cazzo dici? Mai avuti. Mai avuti. Dio, non inventare minchiate, Obi. Bravo, Dio. A capelli come siamo messi? No, ci sono ancora tutti, barbone, mica sono come te che sono in piazza. Bastardo. Oh, ciuffo, cazzo di cazzo. Incomincia ancora con la storia. Come in vecchi tempi Bill insulta Mauro, Matteo. Sto sentendo male, cazzo. No, mi piace le crampi allo stomaco. Oh, io sto male, cazzo. Tu bastardo.
Però minchia bello ritornare così, minchia, a ridere. Oh, vado a bere acqua, scusate. Forse è mio. Ha manco 5 minuti, lascialo in pace a Mauro. Bastardo. Oh Mauro, non fa, non fa tenerlo. Ma va, beh, ormai lo conosco da una vita, cazzo, me ne frega a me di quello che dice. Mascia, porco diaz. Oh, yeah. Che ridere. Tremendo. Minchia, Billo, ragazzi, è Billo. O lo ami o lo odi. Esatto. Ma ti sta ascoltando adesso, non preoccuparti, lo sai. Ti ha detto che è andato bene e sarà rimutato a ascoltare tutto quello che mo dici. Dice, cazzo hai detto? Vedrai. Bravo. Ma io che volevo entrare a giocare, lo mica sapevo, guarda, vero. Ci avrei scommesso. Cosa ti ho detto l'altro giorno? Ci sono i DLC, ma no, vedrai, li toglie che tac. Vabbè dai, la prossima ci sei, dai. Sì, devo comprare adesso, domani che vado a caricare la carta. Ma è vero, ho sentito in giro che deve uscire quello nuovo. È vero, non c'è niente di vero ancora. Vabbè, quello... Mo vediamo al farm con adesso a giugno, cosa dico. Dove l'hai sentito? Al bar? Io? No, sono a casa, sulla scrivania. No, dove l'hai sentito? Al bar? Diciamo. Ah, no, a guardare i video... Ho sentito i video, YouTube. In che senso? In giro nel senso che... Ma che YouTube... video? Ma di chi? Di chi su YouTube? Bello. Di chi è che ne parlava? Mi sembra quel Robby là, così, quello ah, là. Ah, ok. Non si sa niente, no. Ancora, di certo non c'è. Ah. Cioè, fino a quando la Giants non lo dice. Già. No, dicevano che qui, che là, di questo, di quello, e poi adesso, allora, penso che uscirà, qui e là. Il penso non esiste. No, quando, lo so perché infatti. Quando ci saranno, come tanti che stanno facendo video. Ciao con, Kaiman. Non con il penso che uscirà, sono 4 anni che deve uscire GTA 6. Esatto. Ma avevamo fatto il video di GTA, quello che c'è, che vanno con c'è adesso un trailer però di GTA. Boh, però di Vice City sì, nuovo. Ma è un trailer fatto così. È anche quello, però boh. Cos'è, Drago? Beh, ma GTA 6 si prevede per il 2026. Oh, arrivo subito, ragazzi, vado un secondo in bagno. Che cazzo sta facendo? Io non portate le cuffie appresso. Perché sta facendo così? Sì, le cuffie le tengo, però mi muto. Non è che volevo farti sentire a te che vado in bagno io. Sai che sei sempre il solito. Ho deciso di sclerare così sto cazzo di... Cosa è successo, brother? È schizzato tutto. Dove sei? Ok, no, si è ripreso. Ha dato una lagata e ha distrutto mezzo racconto. Come ha fatto l'altro giorno? No, non distruggo niente con ste ruote, non diciamo minchia. Sto guardando lo storro, ho sbagliato. Mauro, come va la cloche? Non puoi parlare su che sto facendo la cacca. Ah, è vero. Oh. Matteo ha scritto, vi ricordate quando Mauro diceva vado a farmi una pizza e poi tornava con la tazza del latte piena di vino? È tornato il biondo, ragazzi, Il biondo. Ricordi che l'avevamo messo come il clacson di una macchina? Sì, mi ricordo. Ridere. Ah, che ridere. Ne abbiamo combinato. Era nella Extreme. Suonava il clacson e si sentiva. Sì, nella Extreme Forest. Sì. Era il clacson di un camion. Un camion era. Vedi, la gente si ricorda meglio di noi. Ma Matteo si ricorda tutto. Matteo Soluni. Tutto si ricorda, cazzo. Sono i grandi appassionati, i grandi fans. Uno stalker. Vai a vedere come siamo messi. Drizzano stai. Mia marolla. La borsa l'ha resa 97%.
Cosa sembra con le tracce? Sono fatte bene le tracce. Sì. Hai visto, zio? Qua c'è... C'è... C'è professional. C'è professional. Mi chiama Mauro, c'è Matteo Isoloni che si ricorda ogni cosa. Sì. Qual è? Aspetta, Matteo Isoloni, qual avevo già sentito. Vi ricordate quando Mauro diceva vado a farmi una pizza e poi tornavo con la tazza del latte piena di vino? Marco 2 è il clacson, te lo ricordi il clacson, Mauro? Il mio, non ti ricordi? Ivan, Marco 2 sì, avevamo campionato Ivan che lo cantava, sì. Poi l'avevamo messo come clacson di un camion. Malati, malati ragazzi, malati, malattie pesanti, grosse malattie. E noi non facevamo uso di droghe. Esatto, era tutto bravo. I noi. Tutto nel cure. Voi? Sì, noi. Ah, ok. Specificando. Specificando voi. Chi? Io mi dissocio da voi. Non l'avete mai fatto sentire quel clacson perché lo avevate raccontato voi che avete messo? Sì, no, mi sa che non l'avevo mai fatto sentire, vero? No, era una cosa era solo nostro. Ma ti ricordi la processione? Sulle... È vero, avevamo fatto la processione. Che ridere, cazzo. No, non era sull'Extreme la processione. Sì, no, era sull'Extreme. Sì, sull'Extreme, quando eravamo, era, sì. Ti ricordi con le biciclette? Mi sa che eravamo con le biciclette. No, cosa cazzo era? Era l'Extreme. No, era l'Extreme. Era l'anno Agostini. Avevamo fatto la processione con i trattori. No, era l'Extreme, mi sembra. È come quella volta quando... Ti ricordi quanto abbiamo macchinato quella volta per uccidere... Minchia, Dragan. Dragan. Quanto sia stati lì a provare, riprovare ad andare giù con la macchina, ragazzi. Che poi è successo un casino. Minchia ragazzi, ma... non avete capito che finale. Minchia. Che poi era là con l'elicottero, un casino della Madonna. Quello era bello lo stesso, eh. Anche quel finale è stato figo. Minchia. Bello cazzo. Che poi t'avevano rapito, sì, eri. Sì. Minchia. Mi avevano sparato. Bravo. Al cugino Seb. Ah, era ubriachi con le bici nel fiume. Mauro e Marchetto. Sì, è vero. Che ridere. Quella era sulla The Interior. The Interior, sì, quella che aveva modificato Bill. Sì. Che bella quella mappa, come l'avevi modificata. Mamma mia, bellissima. Ragazzi. Tanta roba. Non quella che ha modificato Bill, è quella originale. Guardate un piede. Ah, comunque c'è il babbo già. L'ho provata ancora, però vabbè, è sempre quella stessa mappa, non l'hanno fatto un cavolo. E appena avrò tempo, Giuseppe, tempo. Vado a far passare la notte, ragazzi, così che mi sta prendendo un mare, sta buio. Così gennaio poi passa anche che... Devo andare avanti? Eia, fermati. Dai, allora mi fermo tutti. Un attimo, spengo. Dormire. Quanti giorni hai all'anno, Billo? Eh? Quanti giorni c'è all'anno? 30. Ma dai! No, al mese 8. Al mese, scusa. 8 hai messo? Eia. No, Giuseppe, non la porto domenica. Non la porto. Ho detto, quando saremo pronti, la porteremo. Di cosa stiamo parlando? La nuova serie. Stiamo aspettando che ci risponda Favino. Deve fare una parte. E appena Favino è disponibile, partiamo. Chi è Favino? Favino. Non lo conosco. Vabbè. Un nuovo youtuber famoso. Addirittura. Cerchi. Quest'anno ci saranno personaggi famosi. Sarà Favino, poi ci sarà Claudio Santamaria. Maurizio Merluzzo. Maurizio Merluzzo, Selen. No. Selen per i nostalgici. Poi basta. E Rocco Galfredi. Favino e Santega. Rocco Siffredi. No, sì, Galfredi. Che Siffredi?
è un altro Galfredi, Rocco Galfredi. Cioè Billa Molasse che non mi basta. Cosa? Il fertilizzante. È finita la fertilization. Sono la stessa persona. No, forse ce la faccio, dai. Ce la faccio. Minchia, proprio giusti, raga. Era calcolato, eh. Guarda caso. I litri per ettaro. Ma non avete con fatto la processione con la Jeep nera, che ridere, che c'era lo zio Frank che gridava uno morto. Perfetto, Billo, cioè non hai capito. No, mo guardo, eh. No, vabbè. Sa perfezioni. Incredibile. Mamma mia. Ho finito. Io di fertilizzare ho finito. Mettimi a posto la 30. Vuotagliela tutta, Ale, buttaglielo via. Tutta la sto vuotando. Adesso c'è da raccoglierle. Là. Tutto, va. Arrivo proprio all'uscita, giusto. 3. Mi sa che le lasciamo qua a posto, là, spacciamo tutto e lasciale qua che maturano. Adesso facciamo proprio quello, lasciamo qua maturare e poi le raccogliamo nel prossimo episodio. Questa puntata ovviamente, ragazzi, non andrà in onda su YouTube perché c'è Mauro e non abbiamo i permessi, i diritti i diritti della Warner Bros, perché lui è uno dei Looney Tunes. Mauro, come si è messo a pellet? A pellet? E così mi ha detto Matteo, ha scritto. Non lo so, sicuramente sta tirando fuori, ragazzi, qualche record. Mauro non è pellet, Mauro ruba legna nei boschi degli altri. Falsame Tauro. Quest'anno non ho fatto un sacco, anche quest'anno. Hai fatto? 4.000 quintali quasi. Niente. Di cui 3.009 rubati. No, al lavoro 4.000 quintali sono tutti nei boschi adiacenti che abbiamo. Abbiamo, non so, più di 12 ettari di bosco. Allora, Mauro, ragazzi, lavora per una ditta che fatturerà tipo 2-3 milioni di euro all'anno. Però e io prendo 1.000 euro. Lui però è pagato in banane. Banane? Oh, ma che macchina c'hai adesso? Non avete i diritti, ma adesso siamo tutti storti. Oh, scusa, sì. A3 2000 TDI. Hai preso una A3? Sì. Allora non è che siamo così poveri. No, cazzo. Figa, adesso spinge, figa. Altro che le altre. Cos'è che c'avevi prima? Vai, Polo. Bravo, la poi ho cambiato la Fiesta. La Fiesta che ha distrutto 12 volte, no, la Polo. Non ho mai distrutto, è arrivata a 457.000 km. Merda. Ti sei schiantato due volte in una rotonda, un'altra volta ti è andato addosso uno. Poi ma che cazzo stai dicendo? Poi, ma che cazzo? No. Schiantata mai? Figa, mi ci sono dato con la macchina, ragazzi, che palle, dai. Ho caduto in un fosso, figa. Allora, i pozzi, che perché andavo nei prati, che è un altro discorso. Cosa ci andava a fare nei prati, Dipende. Ah, ecco. ci narri, signor Mauro. Lasciatelo perdere, che cazzo è. Lasciatelo tranquillo, Mauro, ragazzi. Adesso c'ho l'audio, adesso. Quindi non fa più andare nei prati. Ha un Audi A3 del 99, presa da uno zingaro. No. Ma che cazzo dici? È 2000 e qualcosa. Minchia. No. Mandami la foto, voglio vedere la foto. Domani ti faccio la foto, almeno sei contento. Va bene, grazie, ti voglio bene. Sì, un Valtra, Mattia. Ascolta, fa non mettermeli qua in mezzo ai coglioni, cioè, se fami. Ma con chi ce l'hai con me? Con chi ce l'hai? L'hai vista la taglia spacca che abbiamo preso? No, ce la fai, tipo infilarlo qua dietro, un po' di sbiecco qui, dove sono io. Sì. Ce la fai, se non ce la fai. Certo. Non fa niente. Se non ce la fai, fa bene uguale. Bisogna ricomprare il coso. Ma aprili così però. Quando sto facendo mano con la bindella e spacca legna. Ti si è aperto gli sportelli? Eh? Mai più tagliare la legna con la bindella e spacca legna. Ah, mica voi avete preso quell'attrezzo nuovo, quello figo. Yeah. La Gimpa. E la... come si chiama? La SWAT, scusami. Sono piccioni. Oh, yeah. A posto. Oh, 330.000 euro hai fatto. E mica niente, non è che abbiamo lavorato.
ragazza che abbiamo adesso, non fatto un cazzo io adesso praticamente. Se voi guardate il menu, allora ci abbiamo da vendere ancora 38.000 euro di Avena che dovevamo vendere, non l'abbiamo venduta, perché da vendere questa qua ci vado io. Poi ci abbiamo, volendo, 235.000 euro di mais, ma ci serve il mais, quindi non lo vendo. Però stiamo, ragazzi, se vai a vedere, caro mio Alexis, abbiamo carne in alta produzione, perché abbiamo iniziato a produrre le beef meat, le Angus beef steak. Matteo ti chiede se è un Valtra quello. Sì, no, sì. Gli ho risposto, sì, sì. Le pork meat e anche i salami. E quindi guardate quanti, abbiamo un po' di cose in produzione. Quindi l'anno prossimo, ragazzi, facciamo il botto, figa. Figa, ci compriamo un'altra azienda. Adesso, se questi bastardi quasi producono come conigli, avremo un sacco di... Cioè, questo bestie. Billo, quello sotto, praticamente serve il valore totale di quanto tu andresti a guadagnare? Serve di tutto? Sì. Okay. Quello è il valore aziendale, sì. Ma il max value, quello, no? No, giù, giù, giù. Se guardi, nel, c'è scritto totale. Totale, 3.000, okay. 2. 3 milioni e 247. Sì, 3 milioni. Quant'è lo se stipendio? Se vendi tutto quello che c'è in farm adesso. Mauro Rubi ha chiesto tutto. Se l'è montata tutto. La cloche. Tutto. Una volta c'era una che diceva. Però, veramente, non è, non è fattibile. Allora, vediamo un po'. il biogas, che però non ho capito perché non lo segna. Il biogas. Sta leggendo. Prodotti venduti, me lo mette. Billo. Però ti segna che è metano e coso. Sì, certo, perché il biogas ti produce quello. Billo, ti posso cos'è? Sbloccare un ricordo. Vabbè, il digestato. Posso vendere il digestato, ma non lo vendo. 8.000 euro. Vi sblocco un ricordo. Dai. Una volta c'era Mauro che diceva che non gli funzionava la connessione e poi ha detto che non andava perché c'era il gatto sul modem. Mi ricordo. C'è il gatto addormentato sul modem. Ragazzi, non voglio dire c'è il gatto. Praticamente tutti il segnale se lo prendeva il gatto. È diventato un gatto wireless, cazzo. Oh, sei bloccato qua la posizione della cosa della paglia, oh, Drago. Robby, no, non l'ho ancora montata. Grazie, ma... Come sei bloccata? Ma perché le balle erano tipo sospese in aria. Ah, cioè, le deve bisogna toccarle un po'. Eia. No, no, ho fatto. Buonasera, Mac. Minchia, ma le risate. Ricordo. Le ha prese tutte, però. E adesso sì. Sì, si è riempito di nuovo. Però adesso faccio così, a cambio l'output. Al gas. Scusa, la tramoggia non ce l'ha questa. Eia, però non capisco perché... No, se so. Non ha... Non so. Peccato che non l'hanno inserita dentro. No, perché nell'altra versione, questo, quando lo riempivi, non ho capito perché l'hanno cambiato. Praticamente si riempiva proprio di materiale, capito come le... non lo so. Adesso però ho fatto così, ho bloccato la vendita della carica elettrica del metano, aspetto che sia pieno e poi lo vedo pure una volta. Sì, Matteo, è vero. Dove siete? Eravamo lì al biogas che stavamo controllando. Beh, come sono qui a orario? Ma scusa, questa per cosa lo stai usando? Deposito? Cale? Cosa vale. Liquami? Deposito liquami? Sì, sì, questo ci deposito quello da fammi vedere cosa che stanno combinando. Guarda, sono qua da là. Che oltretutto mi sa che sarà anche da svuotare perché... Mini, 324.000 litri. No, nelle vacche. Nelle... Uia, cosa dicevano? Nelle vacche. Ma come è vestito? Nelle pecore, perché nelle vacche. Ah, proprio della signore, proprio... Gli Angus è quasi pieno. Gli manca solo la cravatta. E chi è il padrone qua? Tu? Ah. Il cuotto dov'è? Il cuotto è... chi è il padrone? Tu? Ma quant'è che ti tiene di liquame queste? Qui? Queste qua? 100.000 tutte e due le stalle. Allora, quindi ho 28.000. Ma voi prendete solo Fenne, non prendete anche Sambo Lamborghini? No, non li prendiamo. Adesso mi sa che per non cliccare non la svuoto anche. No, Ciaci, non li prendiamo quelli. Teo, ti stai annoiando, vero? Teo, ti stai annoiando. Siamo fermati adesso? Stai annoiando, Teo, io lo so che tu ti stai annoiando. Dimmi cosa devo fare. Ascolta, siccome col camion non ci devi andare. Ma cazzo è finito? Ma è sparito, sei entrato dentro il biogas, è entrato. Prenditi una...
un trattore, un rimorchio, che ci stia quella vena che c'è, finisci di venderla. Perché non li prendiamo? Perché non ci piacciono, Ciacci? Tanto quella vena non ci serve. Ma no, se vuoi uso il camion. No, lo uso io il camion, se mi serve a me. Caghiamoci addosso. Cioè, è insultato tutto allora. E infatti, no, lo prendo. Non ce n'è di same, fatti bene. A parte quelli che ho trovato, ancora quelli di Ago in giro. Ah, no, ho convinto che dovevi fare il legno invece. Chi? Ah, aspetta che ti chiedo una cosa. Ma questa cazzone qua. Cioè, ci sa, non ci piacciono, non ci piacciono. Che colpa ne abbiamo, scusa. Boh, vabbè, che cazzo ti devo dire? Male, dirlo. No, vabbè, ma cioè, scusa, ma se a uno non piacciono i Lamborghini o i Sam, che colpa ne ha? Cioè, è come se a me non mi piace la Nike. A me non mi piace la Nike, ragazzi. Per dire. Mi piace Adidas. No, vabbè, ma se ce ne fossero fatti bene, dice ancora. Gli unici fatti bene sono ancora Super Titan e Grand Prix. Sì, che c'è in giro, sì, ho trovato su King Mode di Ago. Ma poi non è vero che non li abbiamo usati, perché nella mia serie avevamo Lamborghini, per dire. Ma non ce ne sono, comunque sia. Ci sono solo quei due lì. Sono ancora quelli di Ago, sì, sono rimodellati. No, sembra vanno bene, io sto usando uno, va bene. Cos'è che stai chiedendo, Drago? No, il tuo raccogli balle, quello quadrato. Segna che la prende da 240. Esatto. Sai che a me le faccio da 240? No, Dario, non mi piace Nike. Non mi piace. Ma con che imballatrice le fai? Anche scarpe, mi sono sempre trovato male. Devi anche l'imballatrice? Sì, uso le shell. Devi usare quella che le fa con quella forma particolare. E quale? Quella che c'ho io lì dentro. E dopo mi dici qual è quella che prendo. Ancora in live siete? No, ma vabbè, abbiamo iniziato alle 9:30. Almeno io ho iniziato alle 9:30. Mi dai la migliore marca, Dario, lo so, per te, per me magari no. Però arrivano tutti bene fino a quando non si rompono o non hanno problemi. Ciao Gabri, grazie del follow, benvenuto. Quella è della GCO? No, la New Holland. Guarda, è un'imballatrice. Ti viene a imballare, brother? Si chiama. No, perché l'altro giorno chi ho fatto i balloni. Si chiama Eston. La Eston devi puoi usare. Sì, uso le shard. Ah, sì, la GCO, anche quella lì a fianco. La Eston, la GCO, e basta pure. E la pasta? Ah, queste due devo usare. Una di quelle due, che quella ti fa quelle balle che hanno quella forma particolare. Ok, la prendo la GCO. Guarda che lo fai incartare, Drago, devi prendere la Edston. Queste sono quelle che ho attivato, queste tre qua. Perché se ti usi quelle di default, diciamo. Infatti, non mi diceva, mi diceva balle non supportate. Non supportate, perché sono proprio diverse le balle. Poi c'è anche qualche altra imballatrice nel modo per lo screenshot. No, prendo questa che... Io non credo, Matteo, non credo di andarci quest'anno. Ma ti ricordi proprio il nome? Di chi? Cosa? Della AGIC serie 1000. Quest'anno ci riposiamo, Teo. Mi sembra, non me lo ricordo a memoria. O vai tu? Prendete dal mio pack. No, se non siete voi non vado. No, quest'anno io non vado, raga. Quest'anno dove? Alex si riposa, la Grishu. No, io sarei voluto anche andare, ma... No, vabbè, se c'era la possibilità sarei andato, ma il problema non fa, raga, minchia. Io qua vicino mi piacerebbe andare, però non lo so. Quest'anno, dopo un disastro, raga, sono volati... Abbiamo speso un sacco di soldi quest'anno, un sacco, ragazzi. Di soldi sono volati, cazzo. Non fare, no. E poi non so neanche se ho ferie, se me ne fanno fare. Un casino. Io non posso salire con te nel tractor. Cosa c'è da fare in questa mezz'ora? Fra un po' dobbiamo. Io sto svuotando il liquame. Diciamo che questo mese è un po' morto. Aspettami, però. Mangiare alle vacche c'è. Nella prossima live dovremo fare un bel po' di cose. Vabbè, tanto vorrei ringraziare tutti quelli che comunque su YouTube stanno seguendo praticamente quello che stiamo portando in live il mercoledì. Sta piacendo molto, quindi sono molto molto contento di questa cosa qua.
Anche io. Quindi grazie mille a tutti. Mille visualizzazioni le faccio io perché riguardo il video. Per vedere gli errori che facciamo. E allora continua a farle. Un sacco lo faccio io perché tutte le sere le guardo quando andrò a letto. Ecco, gli amici veri si vedono al momento del bisogno. Bravo Mauro. Grande Mauro. Quello sì. Piano e guida bene. No, allora, per la prossima volta ci sarà da fare. Guardate, ve lo dico già, vi anticipo qualcosa. Dai, avremo vai. Sicuramente da trinciare l'orzo per fare la ci serve l'insilato per il biogas, quindi ho messo giù orzo da trinciare. Poi dovremmo sicuramente seminare a scoppio ripetutamente mais. Molto. Ma per fare granella o trinciato? Uno e uno faremo, okay. un po'. Ci saranno quindi poi dovremo usare la glue. L'hai preso KWS o Pioneer? KWS e Pioneer mischiati, no, vabbè. Ah, ok. Pioneer, poi ci sarà da... inglese! Ci sarà da imballare con la glue, perché useremo quella per fare i balloni di insilato di orzo. Insomma, sono un po' di roba da fare, dai ragazzi. Ce n'è. Ci serve mano d'opera. Infatti, sicuramente la prossima puntata Mauro riuscirà ad entrare a giocare. Speriamo che sia presente anche Tin, perché dovremo mettere su due o tre squadrette della morte. Questa settimana andremo un po' avanti in offline, come si dice, con Teone, che mi dà sempre una grossissima mano. Vabbè, magari verrò anch'io aiutarti, dai. No, grazie. Ah, ok, va bene. Che bella. No, grazie. Minchia, comunque... Sto guardando la strada, Troppo figa l'azienda. Ma non ti puoi fermare a mezzo alla strada e bloccare tutto il traffico? Però io posso. Cioè, ma dove siete, oh? Non so, stiamo passando... Sì, Dario, adesso fra un po' stacco e ti scrivo. Avete pesa tutta l'avena, mica avete lasciato 8.000 litri di avena. Se il carro questo, non potevi prendere il feltrino che ce ne stava di non più. Ci stavano. Che cazzo ne so, c'era il bossino libero. Guarda, io ti voglio un bene dell'anima, come se fossi veramente un mio fratello. Però? Quando dice così, Teo, preoccupati. Preparati, eh. Però te lo mando per portare a comanda. No, è schiacciato di fuori, è schiacciato di dietro. Teo, ho attaccato per sbaglio. A posto. Vabbè ragazzi, niente. Ci salutiamo. È stato veramente fantastico rincontrare Mauro e averlo fra di noi. Speriamo la prossima volta che riesca a entrare. Speriamo. Grazie a Billo, come sempre, dell'ospitalità. Grazie a voi ragazzi, è stato un piacere. Grazie, belluzza. Salutiamo il nostro dragone. Ciao Nenni. Salutiamo il nostro Teone. Ciao. E salutiamo anche Giovanni, perché qua in Discord con noi, se c'è. Batti un e cuore. Allora facciamo se anche una cosa. Ciao a tutti. Facciamo una cosa, salutiamo anche Alex Farmer. Grazie. Ciao ragazzi. Ciao Alex Farmer. Grazie. Ciao. Ciao Mauretto. Ciao, ragazzi, vediamo tutti, nella ragazzi. Farm di Billo nuovamente mercoledì prossimo. Poi per chi si è perso le altre live, le potrà ritrovare piano piano sul mio canale YouTube. Ragazzi, ci vediamo domani. Ciao Chicco, un abbraccione. Ciao Dario, ciao Giuseppe, ciao Mac. Ciao Matteo. Ciao Ruby. Ciao a tutti ragazzi, fate i bravi, buonanotte a tutti, ciao. Ciao Nenni. Oh. Ciao belli.